festa dei marittimi di Torre del Greco torna nuovamente a Napoli. Presidio dei lavoratori del mare questa mattina all'esterno di Palazzo Santa Lucia. Cori e striscioni per rivendicare ancora una volta lavoro e dignità per i marittimi, categoria fortemente penalizzata dall'emergenza Covid. Lavoro, 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 lavoro. Una battaglia che va avanti senza sosta ormai da tempo, con manifestazioni ed iniziative per riaccendere i riflettori sulle problematiche che vive il comparto. Dal presidente Vincenzo Accardo non è mancato l'appello a governo e regione per far fronte alla situazione con misure di sostegno al reddito per i lavoratori. Noi vogliamo la dignità e rispetto delle regole, sulle nuove bandiere, con le bandiere italiane dovrebbe essere almeno il 60% dei marittimi italiani. Marittimi visibili noi! Dovete bloccare i marittimi italiani, qua la persona si muore di fame. Non c'è fanno più, stanno collate, stanno tutte le scritte, tutte quelle che con la governo. È uno schifo che ancora oggi non si sa qual è il futuro della Roma, ma deve regalare una bella istituzione, a conto al Presidente della Regione, dato un sussidio per i marittimi italiani, fino ad arrivare a marzo che qua non si capisce niente. Siamo alla rovina, qua sono la bellezza più di 50.000 lavoratori marittimi, regalati, che stanno a casa facendo la fame. Il marittimo dal 1 gennaio al 31 dicembre non ha un reddito non ha. Ancora una volta un invito ai sindaci della fascia costiera vesuviana per partecipare in massa ad una grande mobilitazione al Ministero dei Trasporti. Allora, carissimi sindaci della penisola sorrentina, carissimi cittadini del Greco e Polà, dobbiamo fare una grande manifestazione organizzata fatta per me e dobbiamo venire a Piazza Verbiscito con tutte le nostre famiglie e noi per venire a prendere in mezzo là. Eccomi questa situazione.